Chi è disadattato quindi ha una reazione sana a questa società ed è più sensibile della media? Chi si adatta? Com'è? Questa è una cosa che abbiamo detto spesso, no? Noi viviamo in una società malata e quindi l'adattato per definizione è una persona malata. Io mi ricordo una volta un mio amico che come lavoro lavora in una comunità che recupera, tra virgolette, i barboni e li rimette nella società. E mi diceva: Paolo, io mi domando quanto sia sano quello che facciamo, perché è vero che il barbone è un disadattato, ma noi lo riadattiamo a una società che è malata, cioè il massimo del risultato che otteniamo è che questo abbia un lavoro di commesso alla Coop e vada a lavorare per 800 euro al mese, quando forse quando mendicava ne prendeva di più, e si possa pagare l'affitto di una piccola casetta in un buco di Milano. E quello è il riadattamento, cioè il successo. E io, diceva questo mio amico, mi domando quanto effettivamente il mio lavoro sia utile e se non sto facendo una cosa che è assurda. Analoghe considerazioni me le faceva un altro mio amico psicologo, che diceva: io ho difficoltà a pensare che persone che hanno determinate patologie siano malate, perché poi la persona si riadatta quando trova un lavoro normale, quando ha la sua fidanzata, quando si sposa, quando però il problema è che questo tipo di società produce persone malate. Una persona così, che è adattata perfettamente a tutti gli schemi che la società impone, è una persona malata. E allora qual è il confine? E questo comunque io è una cosa che ho trattato anche nei miei articoli sulla depressione, no? Dove sostanzialmente ho detto che infatti spesso il depresso è semplicemente la persona più sana della norma, che quindi non riesce ad adattarsi perché non riesce a trovare la chiave per adattarsi. La persona adattata, che ha un lavoro normale, che ha una famiglia normale, che fa tutto normale, che paga le tasse in modo normale, che ha la sua macchinetta sempre pulita e così via, è normalmente uno psicopatico in realtà. Infatti poi spesso le persone che sono più perfette all'esterno sono quelle che poi covano delle malattie di mente spaventose, ma reali queste, cioè che è riscontrabile a chiunque. Un pubblico ministero, Pierluigi Vigna, persona stimatissima e integerrima, era quello è una fissazione, però, no?